ospite il dottor Campelli, direttore relazioni esterne Corepla. La plastica è un altro elemento fondamentale per poter crescere nella differenziata. Come si può ancora di più rafforzare anche nel territorio messinese questo aspetto? Credo che gli aspetti importanti siano due. Da un lato c'è la necessità di rafforzare la presenza di impianti di riciclo, quindi c'è un tema strutturale e di infrastrutture che va portato avanti per creare strutture adatte alla selezione e al riciclo dei materiali, e questo è un tema, se vogliamo, politico, economico, molto importante. Dall'altro il tema fondamentale è quello culturale ed educativo, quindi iniziative come queste, come quella che stiamo portando avanti con il Comune di Messina, mettendo una cornice che abbiamo qui davanti al municipio, servono proprio a stimolare i cittadini sull'importanza del corretto conferimento. Quello del riciclo è un circolo virtuoso, lungo e abbastanza complesso, in particolare nel caso della plastica, perché bisognerebbe parlare di plastiche, perché i materiali sono differenti, ci sono tante tipologie. Sono plastiche e metalli, no? Sì, ma poi anche la plastica stessa, gli imballaggi in plastica sono di materiali diversi e questi hanno dei flussi di riciclo differenti. Quello che è importante è che i cittadini devono sapere che conferire correttamente l'imballaggio in plastica, secondo le indicazioni del Comune, dà l'inizio ad un percorso virtuoso che poi porta al riciclo e alla generazione di nuova materia prima. Quindi quel prodotto, la bottiglia, il flacone, l'imballaggio in plastica, può diventare nuovo materiale per altre applicazioni, dall'abbigliamento a di nuovo contenitori per la plastica. C'è un effetto estremamente positivo. L'effetto positivo è non solo sull'ambiente, ovviamente, per evitare che la plastica venga dispersa, è un effetto positivo economico perché genera ovviamente un circuito economico, e aggiungo è un effetto positivo anche sulle opportunità di lavoro, perché quello della gestione dei rifiuti nel suo complesso è un settore che può generare in crescita, è il settore del futuro e quindi può generare molto lavoro, anche opportunità di sinergia sulla ricerca e sviluppo, è un tema molto importante. A Messina c'è una importante università e possono nascere dei progetti per studiare innovazione su questi temi.